Non è chiaro a me come tu realizzi il primo azione nel disegno. Succederanno molte cose. Quale azione? Si arriva dal Boré e sei d'accordo attraverso la luce repartrice, la luce che riporta il bene, attraverso la luce riparatrice, il fatto che io inizio, che inizio a sentire che tutto che sento arriva dal Boré, con questo lui già mi spinge da questa condizione a una situazione più alta. Questo è l'influenza della luce attraverso tante azioni che noi qui noi facciamo. È una forma così casinara. Questo arriva però. Io trovo individuo di questi ultimi giorni che ci obbligo in due cose. Prima, veramente attraverso l'aiuto del Boré fare appartenere alla condizione che ci troviamo, è un obbligo nel gruppo che proprio adesso abbiamo delle forze per questo. Con queste due non so come lavorare, non so come prendere forza al gruppo, non so come fare partire tutto il Boré. Vedi che già ti sto disegnando voi questo disegno qui, che voi iniziate a avere un atteggiamento così, che c'è un mondo che tu vivi in esso, dentro il suo ego, che si divide in teorità, che questa teorità che è il mondo minerale e vegetale e animali intorno a te, e c'è un grado più elevato al di sopra del tuo ego, che è definito qui, qui è definito ragione, dat. E qui c'è la emunà, qui c'è giù la data, la ragione, l'intelletto, e su c'è la emunà, la fede. E questo è quello che noi dobbiamo definire. Sì, fino a quanto la ragione è grande, fino a quanto la fede di sopra la ragione è più grande. Questo è tutto? Questo ha portato questa relazione fra di loro, ci ha portato noi la relazione fra queste due, la scala dei gradini per la nostra elevazione. Scusatemi. Adesso noi ci troviamo in grado zero. Sì. Da cosa il gruppo ti porta fuori? Noi abbiamo parlato del gruppo, il gruppo ti può portare fuori? Da cosa ti porta fuori? Lei mi stabilisce, lei mi porta fuori da tutte le discese che io mi trovo, come un certo momento mi sento soltanto dentro il mio sentirmi dell'ego, anche se mi sforzo continuamente, essere la condizione che tutto quello che succede a me è tutto stabilizzato e organizzato dal Boré. Prima di tutto, con questo io devo essere... sforzarmi di essere continuamente in questo, giorno e notte. Io soltanto controllo questa condizione. Vedere il mio mondo è stabilizzato secondo il mio parere, attraverso il Boré. Se non, allora io devo il gruppo, i libri, tutti gli appoggi che hanno, che senza di questo non mi trovo in contatto, il primo contatto con lui. Dopo di questo, che sì, questo è colui che mi stabilisce dentro lì, non mi importa in quale condizione egoista io mi sto trovando, non è importante a me che io mi comporto automaticamente come io devo comportarmi in tutto questo mondo. Sì, va bene, però tutti i miei anneliti, tutte le mie passioni, non so come dire, tutti i miei sogni forse, tutte le mie tendenze, e come io arrivo alla condizione della emunà, la situazione della emunà, che io arrivo al di sopra, come dire, alla sensazione del Boré, diciamo, arrivo così, sensazione dell'azione. Cosa vuol dire dare, donare, cosa vuol dire veramente essere al di sopra della ricezione? Questo io cerco, quel punto, con la luce superiore che si trova qui, e questo punto è molto importante per me, è considerata molto dai miei occhi.
attraverso di essa io voglio sfondare fuori. Qui il gruppo è molto importante. E di fatto lavorare su questo, lavorare. Noi alla fine noi parliamo di questo già vari giorni, che ci siano qua varie settimane. Voi vedrete fino a quanto questa cosa crescerà, sarà più abituata, perché la luce che riporta bene ci influenzerà una volta dopo l'altra, e voi entrerete piano piano a questo. Ognuno di voi entrerà a questo. Chi è presente, lui potrà entrare. Allora, questa accettazione prima, semplicemente il fine che questo non c'è nulla tra che lui, questa è la prima accettazione sul mio ego, la prima accettazione di questo mondo oscuro del mio ego, che veramente non c'è nulla tra che lui, tranne che lui, che questo ricevo dal Bore. Per questo sono d'accordo con quello che si trova qui. È chiaro che io mi comporto come tutti si comportano, però faccio questo in una forma obbligata, che io devo ricevere la natura. Così, e al di sopra io voglio conoscere chi mi sta facendo questo a me. Cosa succede se tu non accetti? Se definisce e non sei d'accordo con quello che non accetti? Sì, tu non accetti con questo, ancora non sono arrivato a questa situazione. Io ancora, forse per questo, devo continuare. Normalmente come prima. Sì. Allora, la persona deve arrivare a fine dei conti attraverso tutto il suo lavoro nel gruppo, nella divulgazione, lo studio e in tutta quella sua ricerca interiore. Lui deve arrivare alla situazione che lui vuole aderirsi al Bore. Lui vuole conoscerlo e conoscerlo prima di tutto. Il punto di partenza, il punto, il primo contatto al Bore è l'accettazione. Cosa c'è ancora? Se non che, come tu puoi non essere d'accordo con quel fatto che non c'è nulla tranne che lui? Tu devi soltanto capire che il fatto che io adesso non sono d'accordo con non c'è nulla tranne che lui, questo lui mi sta facendo a me, perché io capirò che non sono d'accordo con lui, con quello che lui mi sta dando. Allora, io sono d'accordo con questo che lui mi dà o no? No, io non sono d'accordo, non voglio che lui che rimanere con la non accettazione con lui. Se io sono d'accordo, per quale ragione che questo già è bene benevolo? Che tu sei d'accordo che non ce l'hai scelta, forse poi succede. In cosa può essere bene benevolo? Cosa tu senti in questo, il fatto che tu stai accettando? Questo dovrebbe essere di ulteriori kilim, lascia perdere, non vale la pena. Già, bene, allora un pochino in più e lo passeremo al prossimo soggetto. Testo numero 30 degli scritti di Barà, secondo volume.